Un viaggio a Roma perché? Un viaggio a Roma per consegnare una lettera che speriamo che venga letta e presa in considerazione per dare un aiuto e per dare una ripartenza a tutte le attività commerciali. Tu sei un? Io sono un ristoratore. Da dove vieni? Vengo dalla Liguria, vengo da Albenga. Hai fatto tutta la strada in bicicletta? Tutta la strada in bicicletta. E pian pianino ci sono arrivato. La lettera a chi è indirizzata? La lettera è indirizzata, in questo caso noi l'abbiamo indirizzata a Fratelli d'Italia e all'onorevole Lollobrigida e da parte di tutte le attività commerciali. Io sono ristoratore, ma la lettera è un po' per tutti. E cosa chiedete? Chiediamo una ripartenza e delle regole che ci permettano realmente di lavorare, perché attualmente le regole non ci permettono di lavorare. L'ultimo decreto non vi soddisfa? Assolutamente no. La zona gialla a partire dal 30 aprile, se va bene, non è una norma? La zona gialla può essere una ripartenza, ma anche quella va rivista, secondo noi. Perché voi come immaginate che possa riprendere l'attività ristorativa? Innanzitutto una chiusura alle ore 18 per noi è una cosa abbastanza impensabile. E le nostre attività si sa che sono soprattutto basate sulla parte serale e quindi una chiusura alle ore 18 è impensabile. E poi cosa chiedete? Poi chiediamo anche che per quanto riguarda questi assembramenti le forze dell'ordine riescano a lavorare e a collaborare con noi in maniera più sensata. Lo sgombero degli assembramenti secondo noi è una cosa che dovrebbe spettare alle forze dell'ordine e non a noi ristoratori, perché noi mentre prendiamo le ordinazioni o mentre prepariamo quello che i nostri clienti ci chiedono, mentre prestiamo il nostro servizio, non possiamo stare a guardare se c'è un assembramento, se arriva gente, se la gente si ferma per strada. Non possiamo fare questa cosa qua, è impensabile. Ecco, tu ti chiami? Io sono Marco Sanguinetti. E vieni dal Benga? E vengo dal Benga. Come si chiama il tuo locale? La Taberna del Foro. Quali sono le specialità che prepari? Le specialità, noi siamo locale un po' pazzo, non ce l'abbiamo le specialità. E quindi che fai? Noi principalmente da noi si vengono a bere delle gran birre. Va bene.